Iniziamo l'anno con tanto colore. Ciao a tutti e bentrovati da Ombretta su Arte per Te, primo video del 2024. Auguri a tutti ragazzi per un anno nuovo che sia prodigo di ogni bene per tutti voi. Intanto vi sta andando alla grande perché siete capitati su Arte per Te, quindi meglio di così non poteva iniziare. E allora, che faremo come primo video del 2024? Ma naturalmente il piatto ben augurante del nuovo anno. Quest'anno grande riciclo di smalti per le unghie, è un piatto da poco conto preso all'IKEA. E allora, prima di spostarci sul piano da lavoro, vi ricordo che vi aspetto tutti in libreria con il grande libro del colore, il mio libro in cui vi racconto tutto, proprio tutto sul colore, come utilizzarlo e tutti i significati nascosti al suo interno. Nel frattempo che voi andate a comprare il libro, io mi sposto sul piano da lavoro e andiamo a fare insieme il piatto del 2024. Ed eccoci pronti con il nostro primo video del 2024, il piatto del 2024. Faremo insieme il piatto con l'albero della vita, che so che piace a tantissimi di voi. E allora, un bel piatto. Io ho un piatto, quelli dell'IKEA da pizza, poi dell'alcol una pezzetta, un colore che tenga la scritta, un colore permanente, uno di quelli per CD che vanno via con l'alcol ma che rimangono indelebili sul piatto, e poi io lo farò con gli smalti, ma potreste anche farlo con i colori permanenti tipo questi o gli sharpie, insomma questi colori permanenti se già li avete, e poi passandoci sopra semplicemente dello smalto trasparente avreste lo stesso effetto. Io invece, avendo gli smalti da riciclare per tutti i colori che ormai non uso più perché non mi piacciono più, sono passati di moda, sono troppo vecchi alcuni, e quindi li utilizzerò all'interno del mio piatto. Per i contorni userò appunto questi colori a rilievo. Questi sono della Ferrari, ma ce ne sono di tantissime marche, sono glitterati, però vi dico la verità, non so se li terrò così. Io li sto usando rame verde, rame per la parte dell'arbusto e verde per la parte delle fronde, ma sinceramente parlando io credo che dopo li colorerò. Come prima cosa, con dell'alcol e un tovagliolino di carta, non vi consiglio il cotone idrofilo perché lascia pelucchi, quindi io prendo uno Scottex, pulisco ben bene la superficie del mio piatto. Ci servirà anche una matita con cui adesso vado a definire prima la forma dell'albero. E adesso spezzo gli spazi in mezzo ai rami con una serie di triangoli, esagoni, insomma faccio delle righe su cui poi monto, vedete così, una riga, e poi sulla riga spezzo creando dei triangoli, dei rombi, insomma quello che viene fuori. Naturalmente nel fare questo sto molto attenta a che la composizione sia bella armonica, che mano a mano si riempirà di tutti questi rettangolini, di tutte queste figurine geometriche. Quindi io ben presente qual è il ramo, ogni tanto dal ramo faccio venire fuori, quindi vado di ramificazioni. E poi su queste ramificazioni monto gli inserti. Quando voglio areggiare un po' di più, semplicemente con un cotton fioc e un po' di alcol vado a cancellare ciò che ho fatto.
E già così in bianco e nero è bellissimo. Adesso voglio ripassarlo tutto con appunto la pittura a rilievo. Arrivati a questo punto, la nostra parte dorata è quasi tutta asciutta. Dico quasi tutta perché avevo dimenticato qualche puntino qui e l'ho rifatto adesso. Possiamo iniziare a colorare il nostro albero. Prendo il mio smalto numero 1, comincio proprio con lo smalto marrone e comincio proprio ad inserirlo in maniera sia abbondante ma non eccessiva, cioè lascio anche la trasparenza del bianco e nel tirare via cancello anche quei residui di pennarello, perché l'acetone dissolverà l'alcol, quindi faccio attenzione proprio a disciogliere i residui di pennarello e farli diventare una parte più scura del colore che sto mettendo. E così proprio segno. Nell'immettere il colore mischio anche i toni. Per esempio inserisco un po' di rossiccio all'interno di questo marrone, così, rendendolo un po' più cangiante. Oppure, per esempio, la parte di sotto vado direttamente col rossiccio, invece viceversa immetterò il marrone, variando così i toni della mia opera, del mio manufatto. Dai, non diamoci le arie, non è un'opera, è un manufatto. Se soffrite d'asma, problemi respiratori, io ho sulla mascherina in questo momento, voi non solo la mascherina, ponetevi anche in un punto dove siate ben aereati, mi raccomando. Prendo un altro marrone, vedete, e modulo le coloriture. Non ho il giallo, ma voglio fare delle macchiette gialle un po' qua e là, e quindi inserisco un po' di giallo così col pennarello e anche qualche punto di arancio, e quindi prendo questo. Anzi, prendo un po' di beige trasparente, questo qui, e passo così su tutto. Vedete come porto via?
E adesso piano piano ho preso l'acrilico e ripasso tutto il bordino, che è rame, con l'acrilico nero. Se a voi non piace, non fatelo questo passaggio. In pratica verrà fuori una bordura a gettante nera per lo più, ma da cui si vedranno delle pagliuzze. Ed ecco qui il nostro piatto bello e pronto, scritto anche l'anno. Voi lo vedete un po' più scuro di quello che è, perché con la luce artificiale appare più scuro. Io adesso vi faccio le foto e ve le faccio in maniera tale da renderlo il più verosimile possibile, dopodiché noi ci vediamo subito dopo per chiacchierare un altro po'. Un grande bacio, pollice in su e condivisione. Ciao! Piatto benaugurante, l'albero della vita sarà il simbolo per Arte per Te del 2024, un simbolo pregno di ogni pensiero positivo, che affonda le radici nel passato ma che si sviluppa alto, imperioso e fiero verso un futuro radioso e ricco di fronde. Spero che questo piatto vi piaccia. Io, per capirlo, ho bisogno di tanti pollici in su e tante condivisioni, così aiuterete Arte per Te anche quest'anno a galleggiare tra i 1000 video di YouTube. E soprattutto vi aspetto sempre su tutti i miei social, Facebook, Instagram, TikTok, qui su YouTube non soltanto con Arte per Te, ma anche con Ombretta, il mio canale di lifestyle, e Due Cuori Una Cappa, il mio canale di cucina che ho insieme al mio maritino Gabriele. Bene! Tutti quanti in libreria vi attendo con il grande libro del colore e il ricettario dell'arte, ma sempre e comunque vi aspetto sempre qua per un prossimo video insieme. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Buon 2024 e ricominciamo a creare anche quest'anno. Ciao!